Una domanda da parte di tre nuove sorelle che ci scrivono. Tre sorelle? Cosa dicono queste tre sorelle? Buondì, il Signore vi benedica, cari fratelli. Grazie anche voi, carissime tre sorelle. Scrivo a nome di un piccolo gruppo di sorelle. Hanno mandato i nomi o niente? Sì. Ah sì, però lasciamo in privato. Nel secondo email hanno mandato i nomi. Hanno mandato i nomi, andiamo. Scrivo a nome di un piccolo gruppo di sorelle che cerca Dio, ma non un gruppo con etichetta. Non vogliamo essere del gruppo Saboat o cattolici o eccetera, ma solo di Gesù. Nella nostra ricerca abbiamo notato che questi gruppi tendono ad inglobarsi in essi. In se stessi. Non operano solo per farti conoscere Gesù. E da qui è nato il nostro sospetto. Se per loro non è una priorità portarci prima a Gesù, rispetto ad inserirti nel loro gruppo, ad esempio la cena del Signore si può fare solo se nuovamente battezzati. Allora ci viene da dire, quanto sono di Gesù? Abbiamo sentito nei vostri messaggi su YouTube che alcune persone hanno creato una chiesa di Cristo seguendo le vostre indicazioni. Potreste aiutare anche noi? Come potremmo celebrare la cena del Signore? Vi ringrazio di cuore già da adesso. Un abbraccio grande, grande, grande. A presto. Grande, tre volte. Tre sorelle. Grazie, dolce sorelle. Grazie, grazie, grazie. Gloria a Dio. Allora, loro praticamente questo vogliono sapere come organizzarsi. Le nostre amate sorelle, possiamo condividere con voi come la nostra Chiesa dello Spirito è formata. Sì. Possiamo solo parlare della nostra testimonianza, del nostro esempio. Uh-huh. Il Signore ci ha mostrato tanto tempo fa di incoraggiare tutti i nostri fratelli ad essere una Chiesa nella propria famiglia. E infatti la nostra Chiesa è formata da tante famiglie e chiese. Cioè, Il modo per essere attivi è questo, chiesa famiglia, famiglia nella chiesa, chiesa nella famiglia, non è difficile. Guarda, il primo passo vi consigliamo di non seguire l'esempio di certe religioni tradizionali e fredde. Vedi Matteo 15:9, Matteo 15, 9 al 14. Lo diciamo? Vabbè, comunque, insomma, chiese che dicono e non fanno. Potete notare queste scritture e studiarle? Sì, studiatele. No, non seguite l'esempio delle religioni che sono di norma fuori binario in tanti punti. Le religioni ufficiali, dico, ok? Non vi scoraggiate che le religioni fredde, le religioni tradizionali vi sparleranno, vi ostacoleranno, diranno male di voi, solamente perché non appartenete alle loro sette. Ma se voi seguite Gesù e la sua parola, saprete chi è nel giusto e chi non lo è. Cioè non è che lo deve dire fratello Giuseppe, la chiesa giusta o sbagliata, che sia il giudice. No, io predico scritture. Va bene, ogni tanto qualcuno offeso e ci scrive, perché tu mi offendi? Io non so, perché quando ti offese non ti conosco neanche. E tu dici che ci sono cristiani e scaldasedie, se tu non lo sei perché ti offendi, scusa. Io sto parlando con gli scaldasedie. E gli scaldasedie che non evangelizzano. Se tu evangelizzi, certo che puoi sederti, ma se fa solo quello sei una scaldasedia. Io non sono qua a offendere nessuno, anzi, io mio amore e a tutti. Poi andiamo al secondo passo. Il numero minimo per essere una famiglia chiesa, una chiesa in famiglia, il numero minimo qual è? Matteo 18:20, anzi. Ah, così. Due o tre. Ecco, dice, dove sono riunite due o tre, chi è c'è nel chiesa. Mezzo? Sì. Gesù è nel mezzo. Il primo Timoteo 2:8, cosa dici? Ti ho dato una scrittura, ce l'hai lì. Primo Timoteo 2:8, sì. Io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e senza dispute. Senza dispute. Sì. Dispute. Quindi, amici religiosi che siete pieni di ira, pieni di dispute, mandate maledizioni a tutti quelli che non vengono a pregare nel vostro edificio di mattoni, dovete calmarvi. Datemi una calmata. Perché devo venire a pregare nel tuo edificio, scusa? Non posso pregare sotto un albero, sul monte degli ulivi, sotto gli alberi Gesù pregava. Perché non posso farlo anch'io? No, deve essere nella chiesa pentacattolica, mormonica, testimone di Gesù. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? La parola dice, gli uomini preghino in ogni luogo.
E questo è Paolo. E beh, Gesù anche, Giovanni 4, 20 e 24, dice: né in Gerusalemme, né su questo monte, monte di Samaria, né nella Basilica del Vaticano, né nella chiesa dell'Arcivescovo di Canterbury a Londra. Anche lì, ma non solo lì, va bene? Quindi possiamo pregare dappertutto. Poi vogliamo parlare della leadership, delle guide, dei capi delle chiese, che oggi tutti fanno a gara, tutti i capi vogliono essere, tutti sedersi a destra e a sinistra. Però bere la coppa del Calvario è un'altra storia. Guarda, come si fa per la leadership? Un problema oggi. Allora, se nella vostra chiesa manca, diciamo, un leader chiaramente carismatico nella vostra famiglia, ripeto, tutte le nostre fratelle, la nostra chiesa è formata solo da chiese nelle famiglie, ok? Quindi, se vi manca un leader forte, che ha i doni di eccetera, tutti i doni necessari per guidare la vostra famiglia, allora la leadership potrebbe essere esercitata in comune, in modo collegiale, e se necessario a maggioranza a volte. Se a volte se siete in 12 e uno non è d'accordo, se non si può avere l'unanimità, e pazienza, allora tireremo fuori la democrazia, anche se il Regno di Dio non è la democrazia. In cielo, non pensate che votate qui e andate in cielo a votare, in cielo non si vota. In cielo è Gesù e Gesù, cosa preferisci? Il diavolo, bene, allora c'è una freccia che dice inferno, gira lì, e sempre in discesa, non puoi sbagliare. Vabbè, allora, se manca un leader carismatico, non carismatico della Chiesa carismatica, uno che ha carismi, no? Mm-hmm. Se manca un leader carismatico, e allora cercate di fare decisioni in comune, tutti insieme, se non si può, almeno a maggioranza. Come fanno anche certe chiese? Ci sono chiese e protestanti che fanno così, non vogliono pastori, loro fanno decisioni solo in comune, questo è il modo di farlo. Okay, poi leggiamo in Atti, ti ho dato delle scritture, Angela, dovresti avere Atti 15. 15, sì, 28. Sì. Infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie. Giovanni 16:13. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Quindi la leadership, una vera chiesa che noi speriamo di essere, non è tanto Fratello Giuseppe, ma è lo Spirito Santo attraverso Fratello Giuseppe, attraverso Angela, attraverso mia moglie, attraverso chiunque sta profetizzando, chiunque sta dicendo una cosa scritturale. In nostra casa, Angela, abbiamo problemi dottrinali qui? No. Niente. No, no, no. Proprio zero. No, niente. Perché qui leggiamo, quando ci riuniamo non è che leggiamo i messaggi, le idee, le dottrine, i pensieri di Fratello Giuseppe. No, non esiste un libro così. Dio ci liberi. Amen. Leggiamo, cosa leggiamo? La Bibbia. Leggiamo la Bibbia. Sì, e sì. Sulla Bibbia parliamo, predichiamo, insegniamo, però sempre amen, collegati al fondamento. Sì, sì, che sì. Non è fondamento cattolico protestante, è fondamento biblico, ma non è lo stesso, no che non è lo stesso, che protestanti e cattolici sono cani e gatti, si sono sempre azzannati nei secoli, adesso si sono messi d'accordo sul comunismo perché dormono tutti, e tanto dormi tu, cioè, le dottrine sono diverse, allora, siccome siamo d'accordo nel fatto che stiamo tutti dormendo, facciamo l'ecumenismo, ma quando erano un po' più svegli si azzannavano, però non bisogna azzannarsi, bisogna amare. Amen. Allora, Atti 15:28, hai letto, dice: parso bene allo Spirito Santo e a noi, eccetera, eccetera. Quindi qui vediamo una decisione collegiale, non una decisione così dice Pietro, capo della prima chiesa, così dice l'apostolo Paolo. No! È parso bene allo Spirito Santo e a noi. Ecco, decisioni in comune, in consiglio, va bene? Amen. A posto questo punto, Angelina? Sì, sì, è chiaro. Allora, passiamo ad un altro passo? Sì. Un altro passo per organizzarvi, potete organizzarvi ognuno come, non è che devo dirvi io, non sono il capo di tutti quanti, assolutamente no, sono un anziano e basta, però se volete o far parte della nostra chiesa dello Spirito, quindi queste le regole che sto leggendo sono queste, o essere organizzarvi in un modo diverso, separati da noi, noi va bene lo stesso, vi vogliamo bene lo stesso, e allora cosa dovete fare?
Dovete cercare di riunirvi tutti i giorni, studiare la parola insieme e pregare sempre per il cielo dello Spirito Santo. Quindi è importante riunirci tutti i giorni, non la domenica. È importante che studiate la parola insieme, va bene? E quindi trarre lezioni. Se avete un problema, leggete, leggete la parola finché a un certo punto si accende la lampadina, una scrittura si accende, al neon. E questa scrittura, guarda, da questa scrittura capisco quello che dobbiamo fare. Ecco, Gesù ti ha parlato per una scrittura. Poi pregare sempre per il cielo dello Spirito Santo, battesimo dello Spirito, per pregare lingue, per fare guarigioni miracolose, per avere la saggezza, la conoscenza, la guida. Pregare in continuazione finché ricevete il battesimo dello Spirito Santo. Non potete farne a meno, perché viene il marchio della bestia, non potete fare a meno dello Spirito Santo. Frate Giuseppe, non sarà sufficiente, servirà lo Spirito Santo, perché io non sono sempre lì a dirvi cosa fare, cosa non fare, e poi con lo Spirito Santo potete avere idee migliori delle mie. Sì, sì, okay? Sì, sì. Quindi continuate a pregare finché siete sicuri che lo avete ricevuto. Poi, altro passo, attivatevi ad evangelizzare, ad essere testimoni di Cristo sempre, quando è possibile. Quando si può evangelizzare, evangelizzate. Però perché, attenzione, usare saggezza, occhio ai lupi. E perché così si fa una chiesa. Vai a evangelizzare, incontri pecorelle, ricevono la salvezza e li inviti a leggere la parola, a studiare insieme, crescere insieme. E puoi evangelizzare insieme e raggiungete anche più pecorelle e così cresce la chiesa. Certo, non aspettare la manna del cielo. Gesù, sono qui a pregare contro questa parete, mandami dei fratelli con cui fare comunione. Ma non succederà così. Vai a cercarli. Non arriveranno col paracadute i fratelli. Vai nelle strade, sì, sì, quando sì. Piove, quando fa freddo, quando fa caldo, quando il diavolo non vuole, quando ti ostacolano, quando ti chiamano falso profeta, quando certe chiese ti maledicono, vai a evangelizzare Cristo. Amen. E non da litigare con il testimone di Geova, con i religiosi nelle strade. Cerca le pecore. Sai cosa sono le liti tra religiosi? È orgoglio, è superbia. Adesso ti dimostro che io conosco la Bibbia meglio di te. Che perdite di tempo! A cercare le pecorelle, non le capre per mostrargli che tu sei più capra di lui. Pecorelle. Matteo 7,6 cosa dice? Marco 16,15. Leggi Matteo 7,6. Perché Marco 16,15 dice andate a predicare il Vangelo. Atti 5,42 dice predicate il Vangelo tutti i giorni. Matteo 7,6? Non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci. Ok. Sì. Perché non le pestino con le zampe e rivolti contro di voi non vi sbranino. Cosa vuol dire? Questo è la gente che evangelizza senza saggezza. È inutile che se tu sei in una zona musulmana vai a farti riempire di botte. I musulmani non andarci piano di trovare il sistema per evangelizzare i musulmani con calma, con maniera, eccetera. Perché ti possono anche uccidere in certe nazioni islamiche. E adesso in Italia è diventata l'Italia una nazione islamica, più o meno. L'Europa è mezza islamica, non è che si può predicare il Vangelo più come una volta, che adesso si può predicare l'Islam, che tutti i politici a difendere, ma il cristianesimo non ti difende nessuno. Quindi devi usare saggezza, perché il diavolo ha i suoi burattini politici per difendere gli islamici, ma non i cristiani. I cristiani vogliono liberarsi e Dio glielo fa fare. Va bene, tranquillo, seguite. Va bene, quindi questi sono i punti principali che per avere, per organizzarvi, perlomeno così noi suggeriamo ai fratelli che vogliono far parte della nostra chiesa, che vogliono organizzarsi come chiesa in casa. Sì, sì. E come sapete noi siamo contrari ad edifici, chi viene qui a trovarci a Sud America sanno che non abbiamo edifici, non facciamo riunioni a casa nostra, le facevamo, poi sono sorti problemi, ci riuniamo altrove. Per via di persecuzione, eccetera. E non stiamo spendendo una lira, ok? Per edifici, per questo, per quello. Non ci serve mezzo milione di dollari per fare un edificio, no, niente, quelli sono soldi sprecati. Noi dove abitiamo, quella la dichiariamo chiesa. Dove affitti una villettina, quella è la tua chiesa. Va bene, poi. Ultimamente come vanno le cose in tutto il mondo non si può più invitare la gente in casa che incontra come facevamo così una volta, andavamo fuori
in Europa dell'Est, Ungheria, sì, Romania, sì, avevamo la casa lì, Polonia. Sì. Avevamo la casa, fuori testimoniare e evangelizzare tutti i giorni e tutti i giorni invitare gente. Il luogo di incontro era la casa, sì. Sì, avevamo 20 persone, mi ricordo che anche Dora si ricorderà. Sì, Dora? Sì, tutti Dora i giorni si ricorderà, lei veniva lì e avevamo 20 persone. Mm-hmm. Tutti i giorni. Tutti i giorni. E, però i tempi sono cambiati, adesso c'è lo spirito del diavolo è sceso nel mondo e ci sono tanti falsi cristiani, Giuda, problemi, allora le case mi proteggono, quindi se affittate una casa, sia che venite qua o che andate al Polo Nord dove volete o, che, o in Italia dove siete, non invitate tutti a casa vostra, dovete controllarli. All'inizio no, dopo che li conoscete dopo bene, che li conoscete, sì, e che mi invitano a casa loro e sì, allora voi invitate a casa vostra, mm-hmm, e allora... perché non ci si può fidare di tutti oggi. Sì, sì, sì. Quindi attenzione, potete dare il telefono, sì, pecorelle, eccetera, scrivete, sì, e andate telefono voi da loro e li conoscete, all'inizio dovete fare un po' di amicizia per conoscerli bene, vi incontrate fuori, e poi in tempo, sì, quando vedete che sono persone di fiducia, che veramente vogliono Gesù, allora sì. Dovete controllarli, quindi quando sempre avere in tasca, noi abbiamo dei CD che potete scaricare, copiare, dare, e sono delle, dei strumenti potentissimi di evangelizzazione, ci sono 29 passi del corso biblico lì, se date una pecora o una cosa, mm-hmm, così, sì, è già quello sufficiente per molti vengono salvati con quello, guariti eccetera, quindi... andate in giro armati con le munizioni spirituali. Allora, amen. Da parte nostra, le sorelle, tre sorelle dolci che ci avete scritto, noi offriamo un corso biblico gratuito di 4 mesi, e per, se lo volete, e preghiamo che possa essere per voi una benedizione nel vostro cammino. Credo che lo hanno richiesto ieri, credo, hanno se richiesto, mi ricordo bene, c'era un email. Comunque, credo che sì. Volontariamente, sì, se volete, noi vi possiamo assistere dandovi un'assistenza iniziale di 4 mesi giornaliero, studiando il corso biblico, memorizzando le scritture, sì, lì vi insegno come evangelizzare, sì, vi insegno come proteggervi dai lupi, non evangelizzare nei posti sbagliati nel modo sbagliato, insomma vi insegna tante cose, oltre a, diciamo, i passi profetici, eccetera. Quindi cominciate con questo corso biblico, se desiderate, e che vi guiderà passo passo nella crescita, e dopo, se avete domande, fatecele. E, comunque è importante prendere il corso biblico seriamente, quindi e poi vedrete i risultati se metterete il cuore nell'imparare queste cose, crescerete e il corso biblico può essere una benedizione. Mi pare che abbiamo una testimonianza di un fratello, Carmelo, sì, si chiama. Carmelo, si ci ha inviato una bella storia in audio. E lui ha avuto veramente un bel cambiamento nella sua vita. E ci racconta adesso lui come è successo. Sì, allora, io benedico, sorella, ascoltate, sì, sì, questo, sì, messaggio di Carmelo. Lui ha finito il corso biblico, infatti. Ah, sì? Sì. Allora, la testimonianza in audio di Carmelo. Signore sia lodato, fratelli. Dio vi benedica. Come state? Io bene, ma secondo me state anche voi bene, perché con il Signore o stiamo bene o stiamo bene. Io ringrazio il Signore per come ancora oggi veramente è diventato questo giorno di vita e come mi sta dando questa possibilità di condividere questa testimonianza con voi. Io da quando ho conosciuto il Signore veramente la mia vita è cambiata, lui trasforma le cose, trasforma le situazioni, cambia i cuori, non è facile, ma ringrazio il Signore per come mi dà la forza ogni giorno di lottare, ogni giorno di andare avanti, e ringrazio il Signore per avermi fatto trovare voi, che avete completamente cambiato il mio modo di essere, il mio modo di pensare, il mio modo di evangelizzare, anzi, mi avete portato veramente proprio ad evangelizzare, perché prima ero un po' troppo timido, e quindi ringrazio il Signore per come veramente vi ha messo sul mio cammino. E colgo questa occasione proprio per raccontarvi la testimonianza di mia cugina. Io ringrazio il Signore perché veramente l'ha salvata, aveva messo nel cuore un po' di tempo fa il Signore di farmi dare il suo numero, siamo parenti, però tante volte anche tra parenti non c'è diciamo tutto questo rapporto, però non lo so perché, ma il Signore mi aveva messo nel cuore veramente di contattarla anche telefonicamente, anche perché sapevo che non stava tanto bene. Solo che però poi è passato il tempo e io mi sono dimenticato di contattarla, fino a quando questa mia cugina non ha contattato mio fratello, così mentre che parlavano, e gli diceva che stava ascoltando dei canti cristiani e gli diceva che aveva bisogno di Gesù, e mio fratello mi ha parlato di questo discorso, e allora
In quel momento mi sono fatto dare il numero e io ho detto a mia cugina, dico, incontriamoci, così dico possiamo parlare, dico, e vediamo un po', dico, anche come stai, per vederci. E ci siamo incontrate, abbiamo iniziato a parlare, veramente Dio ha guidato quell'ora, abbiamo fatto un'ora di parlare e il tempo è volato. E veramente vedevo negli occhi di mia cugina quel desiderio, cioè proprio che voleva Gesù, si vedeva negli occhi che voleva Gesù, e proprio si vedeva proprio che lo desiderava. E in quel momento, mentre così parlavamo, io adesso dico che Gesù poteva dargli la pace, che Gesù poteva cambiare la sua vita, che Gesù poteva riempire il suo cuore. E io ho detto se voleva ricevere la salvezza, se voleva ricevere Gesù, che lo doveva fare con tutto il cuore. Lei mi ha detto di sì. Allora in quel momento abbiamo pregato per la salvezza, e appena abbiamo pregato per la salvezza abbiamo pregato poi per la guarigione, perché lei aveva un problema all'intestino, e così abbiamo pregato anche per la guarigione, abbiamo scacciato il diavolo. E io ho detto a mia cugina, tu sei guarita, non c'è bisogno più che prendi o che fai niente. Ringrazio veramente il Signore. Il pomeriggio di quel giorno, mentre io ero a casa mia, lei mi chiama e mi dice, sai cugino, sono in giro, dice, con il cagnolino, dice, mi sento, dice, una pace, dice, dentro, è una felicità così meravigliosa. Era talmente felice che la sera addirittura si era stancata di tutta quella felicità, era arrivata a fine serata esausta. E veramente ringrazio il Signore per come fa opere meravigliose. L'indomani che abbiamo pregato per la salvezza e che ha ricevuto Gesù, è andato a farsi questa visita dell'intestino. E circa 5-6 giorni fa gli sono arrivati i risultati, in cui il medico gli ha detto che la malattia, questa infiammazione che aveva nell'intestino, gli si stava autoguarendo da sola, cioè la malattia gli stava guarendo da sola, proprio completamente da sola. E lei mi ha telefonato tutta con lei e dice, sai cugino, Gesù mi ha guarito, io l'ho pregato così tanto che mi ha guarito, e veramente ringrazio il Signore che l'ha guarita. E poi una mattina questo disturbo all'intestino gli portava che andava a fare i bisogni, e quando faceva i bisogni c'era del sangue in quei bisogni che faceva, e quando il Signore l'ha guarita, l'indomani che è andata in bagno, o circa 2 giorni dopo, non ricordo bene, dice, ha fatto i bisogni normali, senza sangue, senza niente, mi ha detto che ha chiamato la mamma e gli ha detto, guarda mamma, ho fatto i bisogni normali, è Gesù, è Gesù, questo è Gesù, Gesù mi ha guarito. E sua madre poverina l'ha guardata e dice, no, non è Gesù, sono state le medicine che ti hanno fatto effetto. No, è Gesù che mi ha guarito, è Gesù. E veramente ringrazio il Signore per come mi ha dato questa possibilità di parlare con mia cugina. Ora anche lei è uno strumento in più per la nostra famiglia e per la nostra casa. E veramente ringrazio il Signore per quanto è buono, fratelli. Io vi amo veramente nell'amore del Signore. Per me siete stati veramente una grande benedizione. E se non ci dovessimo vedere in questa vita, so che ci vedremo lassù. E non vedo l'ora di vedervi. Io veramente ringrazio il Signore e vi mando tutte le benedizioni del Signore. Che il Signore vi benedica, che il Signore vi consoli, vi conforti, vi abbracci, che il Signore vi guidi nella vostra opera di evangelizzazione. Continuate, fratelli, continuate, perché quello che state facendo un giorno verrà ricompensato. E vi ringrazio veramente con tutto il mio cuore, in Cristo Gesù vi amo e vi mando un bel bacio, ciao! Grazie Carmelo, Dio ti benedica, grazie, grazie. Anche tu vai avanti, fratello, perché stai andando bene. Da tutte le testimonianze che ci mandi si vede che stai andando bene per Gesù, molto più forte di prima. Vai avanti. E gloria a Dio, e questo qui è un esempio per queste tre sorelle. Sì. E quindi come si fa una chiesa? Andare a evangelizzare, perché il Signore è sempre con noi quando evangelizziamo. E adesso Carmelo, ecco che c'è una pecorella, perché in Marco capitolo 16 dice, questi segni accompagneranno quelli che hanno creduto. Amen, amen. Quindi i miracoli sono per confermare la nostra predicazione. Amen. Io ringrazio Dio quando vediamo miracoli, gente che guarisce così, ringrazio Dio, perché confermano il messaggio. Sì. Sono i segni che accompagnano la predicazione, sono per fare svegliare la gente e dire, attenzione, qui c'è qualcosa di soprannaturale, non è un messaggio normale che stai ascoltando, è un messaggio soprannaturale ed ecco i miei segni. Amen. Che lo accompagnano. Amen, grazie Signore. Ci sono chiese che fanno miracoli, che fanno guarigioni, però non hanno messaggio, purtroppo, non hanno messaggio, hanno messaggi ma non sono scritturali. Quindi se loro dessero i messaggi del tempo, del momento, scritture del momento,
Che bello, perché c'hanno i segni, perché se c'hanno segni senza messaggi, altri hanno messaggi senza segni, dobbiamo avere tutte e due. Va bene? Grazie, Signore. Quindi questo è un esempio di come fare una chiesa a tre sorelle, dolci tre sorelle, andate a evangelizzare e presto avrete altri fratelli e sorelle che si uniranno a voi ad amare il Signore, mm-hmm, a lodarlo, a studiare la Bibbia insieme. Se volete che vi diamo una mano, allora riunitevi intorno alla radio, intorno ai messaggi, scaricate, ascoltateli, vi aiuteremo a crescere se lo volete. Vi vogliamo bene, un abbraccio, un bacione, grazie a Dio, Signore, per tre nuove sorelle. Amen. Grazie Carmelo, è bellissimo il tuo esempio. Avanti così, fratello, il Signore è con te, ti sta benedicendo e sta confermando che sei sulla strada giusta. Amen. Amen. Salutami la cugina.